T-Quick for You, bentrovati, lo spazio questo dedicato alle vostre richieste, alle vostre domande e tante ce ne sono arrivate sul tema delle bollette sbagliate, delle cartelle pazze, che cosa succede quando si ricevono e le conseguenze spesso assurde che si verificano. Per parlarne insieme, analizzare questo argomento e avere magari anche degli utili consigli, abbiamo oggi il piacere di avere con noi il dottor Claudio Casarotto. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, Claudio Casarotto di Modus Professionisti and Partners. Dicevamo bollette sbagliate, cartelle pazze. Intanto, quali sono le tipologie più frequenti? Sì, beh, farei subito una distinzione fra quelle che sono le bollette che normalmente si identificano, che vengono emesse per i consumi, cioè per le utenze, quelle voglio dire che pagano tutti i cittadini, per esempio le utenze telefoniche, acqua, luce e gas, oppure per fare una distinzione da quelle che sono le cosiddette cartelle pazze, che normalmente sono conseguenti a rate emissione dell'amministrazione per omessi o insufficienti versamenti di tributi o di imposte. Ecco, sul primo fronte, che è quello che interessa direttamente tutti i cittadini, non sono molto frequenti i casi di emissione, appunto, di bollette con importi che a prima vista possono sembrare stratosferici, anche se purtroppo tante volte hanno anche proprio una natura legata a servizi che tante volte non vengono richiesti. E quindi vorrei proprio precisare due casi, voglio dire i casi più significativi. Quelli Primo, un po' più quello eclatanti, magari, esatto, no? quelli delle bollette telefoniche. Allora, in un momento di guerra fra le varie compagnie succede spesso che vuol dire il cittadino, il contribuente, l'utilizzatore del servizio attivi un contratto e poi, senza, voglio dire, richiedere in modo autonomo la fornitura di altri servizi, si trovi attivato, per esempio, messaggi o altri tipi di servizi che poi comportano degli addebiti, voglio dire, nelle utenze e anche in alcuni casi di importi spropositati. Mentre invece se sono bollette, per esempio, non so, del comune, acqua, luce, gas, ci sono dei sistemi per tutelarsi in qualche modo? Ecco, la tipologia delle bollette cosiddette con importi spropositati nel campo della luce, acqua e gas è legata a fatturazioni effettuate in acconto rispetto all'effettivo consumo del tipo di servizio luce, acqua e gas. Quindi può succedere che un cittadino effettivamente i consumi del periodo siano inferiori a quelli di riferimento che tante volte sono dello stesso periodo dell'anno precedente. Poi quindi può succedere, poi un'altra casistica che purtroppo è infrequente, i programmi di fatturazione non partono in automatico. C'è un periodo in cui vanno in stand-by e quindi ti arrivano, magari saltano dei bimestri e poi ti arrivano le bollette cumulative tutto lo stesso periodo. Certo. La cosa ancora più grave che purtroppo succede è quella invece delle fatturazioni a conguaglio di anche più annualità. Anche in questo caso ho avuto un'esperienza diretta per un familiare a cui sono state addebitate 5 annualità di conguaglio con una bolletta da 8.000 euro. Quindi sono situazioni, voglio dire, che siccome la maggior parte delle famiglie si programma, voglio dire, le scadenze quotidiane, quando arrivano importi di una certa consistenza, ovviamente vanno a mettere in difficoltà le famiglie stesse e Eh sì. quindi non resta tante volte che la rateizzazione che le stesse aziende che erogano i servizi propongono quando si accorgono che sono casi eclatanti, ti mandano anche la lettera di scuse, ma tanto poi la possibilità di controllare l'effettivo consumo è difficile per l'operatore. Eh sì, Danno certo. dei consigli semmai sull'uso del come non so, il riscaldamento, dicono tanti, non attivano il termoregolatore in modo da sospendere l'erogazione del riscaldamento durante la notte, danno dei consigli sull'elettricità, dicono mettete le luci a basso consumo, quindi sono consigli in ogni caso utili per qualsiasi cittadino perché portano effettivamente a un risparmio, però non coprono quelli che sono tante volte errori proprio dell'azienda che eroga il servizio. Eh sì, Quindi mentre normalmente si finisce
con la lettera di scuse e magari col piano di rateazione, più che avere uno sconto effettivo sull'importo, sul quantum. Eh sì, perché anche magari 50-100 euro non previsti in questi anni di crisi, per cui si ha difficoltà a far stare in piedi i bilanci familiari, insomma, possono Esatto, pesare in modo non esatto. indifferente. E altrettanto in modo non indifferente, forse ancora più grave, possono pesare invece le conseguenze delle cartelle pazze. Ci sono stati casi eclatanti anche in passato di imprenditori che magari hanno cercato di pagare con un piccolo ritardo le imposte, di versare il dovuto, hanno sbagliato di qualche euro e si sono visti poi a recapitare multe e sanzioni di migliaia e migliaia di euro, e questo in base anche alla sua esperienza, ci raccontava. Sì, anche l'imprenditore purtroppo è nella spirale della crisi, soprattutto le imprese, quindi succede spesso che gli imprenditori programmano le proprie scadenze di natura fiscale e tante volte non riescono ad evadere in modo puntuale alla scadenza originaria il pagamento di imposte e tributi. Esiste un provvedimento, cioè una possibilità che il legislatore ha dato, che si chiama ravvedimento operoso, di regolarizzare l'omesso versamento purché questo avvenga entro determinate date, in particolare. Intanto stiamo parlando che il tardivo versamento comporta una sanzione del 30% in misura ordinaria. La regolarizzazione entro un mese la sanzione si riduce al 3%, se la regolarizzazione avviene entro un anno la sanzione è del 3,75%, oltre agli interessi legali dal momento in cui doveva essere versata. Una specie di periodo supplementare che viene Esatto. concesso per chi magari non ha liquidità subito per versare le imposte, Esatto. però comunque è intenzionato a farlo, quindi può aver bisogno di un mese in più, di 6 mesi in più. È brutto dirlo, ma è un sistema di autofinanziamento che gli imprenditori in difficoltà utilizzano nei momenti come questi. E il problema è c'è qualcuno poi che non riesce nemmeno a rispettare l'ultima scadenza di versamento, e quindi questo è un altro tipo di problema legato alla crisi, ma c'è anche il problema di chi vuole regolarizzare la posizione e magari lo fa in modo non puntuale. Nel senso che l'interpretazione prima di una circolare che è uscita il 2 di agosto da parte dell'amministrazione era molto rigida. L'importo, voglio dire, omesso in più la sanzione e gli interessi dovevano essere versati all'euro. Ecco. Pena vuol dire, il mancato riconoscimento del ravvedimento stesso, se si Quindi vuole se si sbagliava fare. di un euro, praticamente era come non Esatto. si avesse versato nulla, Esatto, praticamente. facciamo un esempio su un omesso versamento di 10.000 euro che fosse avvenuto regolarizzato entro l'anno, ecco, come ho detto la sanzione 3,75 diventa 375 euro, gli interessi legali a 2,5 sono 250 euro, se per sfortuna o anche per un errore che poteva essere del contribuente o anche del professionista che si avvale di procedure, l'omesso versamento fosse stato carente anche di 1 euro, cioè di quei 2,50 un euro non versato, il fisco considerava non completata la procedura e mi richiedeva per l'ennesima volta la sanzione di 3.000 euro. Cioè, E quindi un invece euro comportava in questo caso la sanzione di 3.000 euro. Quindi, adesso ci sono importanti novità, grazie anche a una circolare che è stata realizzata da poco, e lo vedremo tra qualche secondo, prima diamo lo spazio ai nostri partners. Allora, riprendiamo parlando di bollette sbagliate, di cartelle pazze con il dottor Claudio Casarotto. Stavamo dicendo che fino a qualche tempo fa c'erano conseguenze davvero assurde, come avevo anticipato anche nei titoli, per chi sbagliava anche solo di 1 euro a pagare con un leggero ritardo le imposte. Adesso abbiamo detto che ci sono invece importanti novità. Che tipo di novità? sì, il Ministero, anche alla luce di alcune interpretazioni favorevoli ai contribuenti che avevano attivato il contenzioso presso le commissioni tributarie, cominciava quindi ad esserci un accoglimento dei ricorsi inoltrati alle competenti commissioni da parte dei contribuenti, ovviamente ha
rivisto una posizione che era molto rigida, che era legata a un indirizzo, una pronuncia, a due pronunce della Cassazione che erano, voglio dire, favorevoli all'amministrazione, quindi ha rivisto quella posizione rigida che l'incompleto, anche come abbiamo detto, di un euro versamento sul legato al ravvedimento operoso comportasse l'applicazione della sanzione per intero. La revisione è avvenuta con un principio che va nell'ambito della buona fede, del rispetto della buona fede dei rapporti fra amministrazione e contribuente, per cui è stato introdotto il principio che l'omesso, la sanzione, si applica solo per la parte di versamento non effettuato in modo completo. Si può sanare la parte che manca, Se quindi si può sanare essenzialmente. la parte che manca. Quindi questo era un principio, ripeto, che era stato accolto da parte di molti giudizi favorevoli ai contribuenti in commissione tributaria. Quindi il Ministero ha preso atto che questo ovviamente era inutile proseguire su un contenzioso, ovviamente che in qualche volta lo vedeva, più di qualche volta cominciava a vederlo soccombente, e ha modificato una posizione molto rigida che in questo momento di difficoltà non aveva anche ne nemmeno nessun senso, perché Certo. ripeto, gli errori possono dipendere anche da un errato calcolo degli interessi e l'evasione degli adempimenti fiscali è diventata molto difficile perché sono molteplici e quindi tante volte, insomma, può succedere anche tante volte che si consegna la delega al contribuente che la versi con qualche giorno di ritardo. Quindi l'errore imputabile è il fatto di dire che non è detto che la scadenza prevista sia quella poi che venga mantenuta. Quindi bastava qualche giorno di oscillazione e qui faceva scattare questo meccanismo perverso, dico io, Questa insomma. circolare di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, è la numero 27 del Sì. 2013, Sì, del 2 giusto? agosto. Adesso si dovranno adeguare comunque anche gli uffici perché anche loro probabilmente dovranno valutare i casi in questa nuova ottica, insomma. Sì, come sempre le procedure, gli uffici, voglio dire, i controlli da parte dell'amministrazione avvengano ovviamente adesso a ridosso di un anno rispetto all'evasione del singolo adempimento. E quindi può comportare che attualmente le procedure non siano adeguate con questo nuovo indirizzo che ha assunto l'amministrazione. Quindi il Ministero ha dato direttive a tutti i membri dell'amministrazione perché intervengano manualmente a modificare casistiche dove magari possa anche riverificarsi il caso che la sanzione venga applicata con le vecchie modalità. Quindi da intervenire manualmente, a recepire le direttive date da questa circolare e quindi evitare quel contenzioso inutile, anzi ha dato delle direttive precise perché venga sospeso qualsiasi tipo di contenzioso pendente in commissione. Quindi vuol dire che anche i contribuenti che avevano attivato il contenzioso, che può anche avere un costo, vuol dire importante, vuol dire la difesa ha sempre in alcuni casi un costo importante. Il Ministero ha detto che dovrebbero gli uffici attivarsi per dichiarare in automatico la cessata materia del contendere. Io Certo. consiglio, come ho fatto in un paio di contenziosi che avevo attivato, di presentare apposita istanza richiamando le direttive emanate dalla circolare. Infatti volevo proprio concludere con alcuni consigli agli imprenditori, chi ha comunque delle attività artigianali, commerciali, insomma produttive di qualsiasi tipo, come abbiamo fatto anche con i consumatori prima. Il consiglio appunto che possiamo dare agli imprenditori per cautelarsi di fronte a queste cartelle pazze che possono arrivare. Beh, intanto adesso c'è, voglio dire, almeno sicuramente si sa che c'è una minore rigidità e quindi se l'imprenditore non dovesse essere nella situazione di evadere, perché prima di tutto metto la situazione contingente, che è quella che in alcuni casi impedisce di seguire strade diverse, purtroppo. Quindi, però, adesso la situazione è, voglio dire, c'è anche la possibilità prevista dalla stessa circolare di effettuare delle regolarizzazioni parziali. Quindi, io posso anche, se sono nella situazione di sottoscrizione
su un versamento di 10.000 sanare per la parte legata a un 50%, io posso, voglio dire, ravvedere solo una fetta, un importo parziale, che anche questa era una possibilità che non è previsto. E ripeto, in merito al contenzioso pendente, ho già detto prima, insomma, consiglierei di attivare, di inviare un'apposita istanza agli uffici, in modo che dichiarino la cessata materia e contendere. Poi per i casi specifici abbiamo sempre i nostri esperti o comunque ci sono sempre i tecnici, gli specialisti che possono magari valutare i casi singoli di volta in volta. E noi ringraziamo il dottor Claudio Casarotto, intanto che è stato con Grazie noi in questa puntata, per le indicazioni che ci ha dato. Ringraziamo voi per averci seguito e vi diamo appuntamento sempre su TQuick TV con i nostri prossimi speciali. Arrivederci.